Buongiorno a tutti. Allora, sì, sono quasi afona, però ci tenevo a registrare lo stesso il video. Tra l'altro sono appena tornata a lavoro, infatti questo è il trucco da stamattina, ho solo rimesso un po' il rossetto e un po' di blush. Quindi direi che è retto anche, insomma. Allora, mi avete richiesto in tantissime un video sui correttori, quindi sui top dei miei correttori preferiti, su quelli che utilizzo tanto anche per lavoro. E io non so perché ho fatto top blush, top terre, top fondotinta, però i correttori me ne sono scordata. Quindi io li ho selezionati e li ho divisi per categoria. Ci sono i correttori fluidi e i correttori più pastosi, un po' più pesanti, che poi sono quelli che si utilizzano anche per correggere brufoletti e cose del genere, e magari che vanno bene anche per un contorno occhi che non è particolarmente segnato. In questo video vi parlo appunto dei correttori fluidi che preferisco e gli utilizzi che ne faccio. Come al solito non c'è una scaletta, quindi non è dal meno peggio al migliore, insomma, avete capito, cioè sono mischiati. Anche se devo dire che forse questi sono i miei preferiti di sempre, perché li amo, sto parlando dei Radiant Concealer di NARS. Io ho questi tre. Ne ho acquistati inizialmente due e poi mi serviva un intermedio. Ho Vanilla, che è il più chiaro, Ginger, che è quello più aranciato, corallo, e poi ho Custard. Custard è un intermedio, diciamo che si adatta benissimo a tantissimi incarnati. Se ne volete comprare uno che sia bene o male e siete un incarnato medio, né troppo chiaro né troppo scuro, Custard è quello più adatto. Però se avete all'interno una bella discromia blu, quello che va meglio è Ginger, ok? Poi appunto ho preso Vanilla per dare dei punti luce, per schiarire anche gli altri due correttori. Li trovo confortevoli, abbastanza idratanti, si fissano lì, non si smuovono, una buona pigmentazione e ciò nonostante non seccano particolarmente il contorno occhi. Stessa storia lo fanno questi, che hanno un prezzo modico, che sono Instant Anti-Age Cancelletà e sono i correttori di Maybelline, questi con la spugnetta. Io ho tutte e due, Nude e Light, vedete che li ho utilizzati tantissimo, li utilizzo molto spesso per me, per tutti i giorni, perché sono anche pratici e mi piacciono, anche se non hanno una coprenza eccellente rispetto ai NARS, però hanno una buona coprenza, ma soprattutto non segnano il contorno occhi, quindi sono leggeri, buona coprenza, ma non sono asciutti, quindi li preferisco soprattutto su un contorno occhi un po' più segnato. Allora, voi dovete capire una cosa: se avete delle occhiaie belle strong ed un contorno occhi secco e segnato, non esiste correttore che fa bene per voi, perché più prodotto mettete sul contorno occhi, più evidenza segni espressione. Un altro correttore che mi piace tanto e vorrei acquistarne un altro è questo qui, il Double Wear di Estée Lauder, ho lo 03 ed è un intermedio. Diciamo che di questa tipologia non c'è un colore scuro. L'1 e il 2 mi sembravano un po' chiarini, quindi io ho preso il 3 e anche questo mi piace molto perché ha una buona coprenza ed è idratante abbastanza. Altri due correttori che mi piacciono tantissimo sono questi qui di Urban Decay, i Naked Skin. Io ho il Light Warm e il Medium Neutral, ce ne sono tantissimo, visto che da poco ne hanno fatti anche quelli con i correttori epiteliari, quindi viola, verde e così via. Mi piacciono tanto perché veramente il prodotto è magnifico, molto idratante, molto finish luminoso, veramente molto belli. Altri correttori che mi piacciono, anche se devo dire che precedentemente mi piacevano di più, adesso mi piacciono di meno perché ho il contorno occhi un po' più secco ultimamente, quindi bisogna avere il contorno occhi molto idratato, sono i correttori di Nabla. Io ho il 2.0 e il 3.0. Al prossimo acquisto acquisterò anche l'1, perché il 3 è proprio un corallo, è proprio il corallo bello intenso per le occhiaie belle blu. Il 2 è un corallo più chiaro, l'1 dovrebbe essere un intermedio, quindi vorrei provare anche l'1. Sono abbastanza coprenti per tutti i giorni, si sfumano bene. L'unica cosa, appunto, come vi dicevo prima, se non avete il contorno occhi ben idratato tendono un po' a segnarlo. Un altro correttore che non è da sottovalutare è il Natural Concealer di Kiko, questo qua. Anche questo molto fluido, molto idratante, molto leggero.
Questo correttore qui, che in fin dei conti ne ho comprato solo uno, ma non perché non mi piacesse, ma perché si adatta bene a molti tipi di contorno occhi, è l'NV25 della linea Mineralize. Ne avevo in realtà un altro che però ho perso, che era un po' più chiaro, però molto spesso li miscelavo. Lo utilizzo molto su un contorno occhi molto secco che tende a segnarsi perché è molto idratante, non ha una coprenza elevata. Infatti parliamo della linea Mineralize, cioè la linea un po' più leggerina ed è un po' più idratante. Quindi sì, se avete il contorno occhi secco, un po' segnato, ma non po' se un po' scuro, ma nemmeno eccessivamente, questo va benissimo. Poi ci sono questi qua, i Select Cover Up, che sono super visti su YouTube, super visti su Instagram. Sono i correttori fluidi di MAC che hanno un pack da schifo perché in vetro, quindi molto spesso si rompe. Una coprenza elevatissima, ma di una secchezza elevatissima, nel senso che nel momento in cui si asciugano diventano proprio molto secchi, molto veramente fastidiosissimi anche per chi non ha un contorno occhi eccessivamente secco. Non sono dei correttori che amo per il contorno occhi, a meno che io spesso miscelo, cioè io molto spesso prendo un pizzico di questo per renderlo anche a lunghissima tenuta, ci metto un po' di NARS, li miscelo e creo una giusta consistenza. I colori che ho io NC15 ed NC35. Molto spesso l'NC15 lo utilizzo per dare punti luce, ha lunghissima tenuta, mi piace molto. Un altro correttore che non potevo non inserirlo è il Touche Éclat di Yves Saint Laurent. Io ho una edizione limitata, numero 2. Lo inserisco nei top perché mi piace come illuminante, non per correggere le occhiaie, ma proprio come correttore illuminante da addizionare a un correttore corallo. Quindi da quel po' di luce, poi mi piace come effetto luce sugli zigomi della parte frontale del naso. Mi piace più come illuminante da addizionare al correttore perché comunque ha queste micro perle riflettenti, insomma, è veramente molto bello. Dovreste provarlo perché se lo vedete così non lo capite bene. Quindi anche provarlo sulla mano non si capisce bene. Se lo provate per un paio di giorni riuscite a capire il suo utilizzo reale, perché non nasce come correttore per l'occhiaia, e ve ne innamorate. Poi c'è questo, che in realtà non è il mio top, ma sono costretta a parlarvene perché sono sicura che me lo chiederete, che è il correttore di Laura Mercier. Questo qui è per il contorno occhi, quest'altro è per i brufoletti e sotto abbiamo la cipria. Nulla togliere alla cipria, che è la migliore cipria al mondo. Quello lì per il contorno occhi non mi piace particolarmente perché è un po' densino e segna. Cioè, come colore è veramente ottimo. Io ho il numero 3. Corregge bene il contorno occhi, ma un po' lo segna. Onestamente, per un correttore che sta tanto, io preferisco molti altri correttori di consistenze differenti. Non è il mio correttore preferito. Però, dulcis in fondo, vi devo parlare di un correttore che da quando l'ho scoperto, cioè da circa 3 anni a questa parte, lo utilizzo molto spesso per correggere quelle occhiaie molto profonde, 30.000 volte molto, ed è molto 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 simile a quello di Benefit, questo che è il correttore della linea Cover Camouflage di Bioniche. È di un corallo sconvolgente, regge le occhiaie più scure, quelle che veramente sono marroni, nere, blu, molto scure. Quindi questo qui straconsiglio assolutamente a chi ha queste occhiaie belle scure. E niente, io spero che questo video vi sia stato d'aiuto per le vostre occhiaie stanche. Ricordatevi, due cetrioli ci aiutano sempre e sicuramente anche qualche crema contorno occhi. Ricordiamocelo, ragazze, le creme contorno occhi sono fondamentali per avere un buon make-up, perché non c'è cosa più tremenda che truccare un contorno occhi secco. E fidatevi, cioè veramente. Vi do un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video, sia domani.